messaggio di Santa Giovanna d'Arco dato al fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, 30 maggio 2022. Il fondatore. Santa Giovanna d'Arco con la sua armatura tiene nella mano sinistra uno scudo recante l'effigie di un leone e di un gallo e nella mano destra la sua spada che alza 3 volte verso l'alto e inclina verso il basso. Mi segno per accogliere il suo messaggio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Giovanna d'Arco. La coppa è piena, si rovescia. La Francia non ha ascoltato il grande messaggio di riparazione a lei rivolto. L'Italia ha ignorato le richieste. Quando l'acqua si ritirerà dal cielo, il fuoco cadrà sulla terra. La rivoluzione civile non è lontana. Il sangue di molti scorrerà nelle vostre strade. Nostro Signore Gesù Cristo è offeso. Il castigo vi sarà dato in punizione delle colpe commesse non espiate. Nostro Signore Gesù Cristo piange sulla Francia e sull'Italia, come pianse su Gerusalemme. Il tempo è vicino. Non volete ancora dare importanza alla riparazione come dovreste. È per questa strada che vi viene concessa la salvezza. Sono scesa per sollevare la Francia. Senza il vostro aiuto questa opera sarà vana. I movimenti modernisti infiltrati nella Santa Chiesa mettono in pericolo il culto eucaristico e mariano. Mio profeta di sangue nobile, non sei creduto e non sei ascoltato. Sono le profezie che si stanno adempiendo. Solo una piccola parte si unirà a voi, perché Satana ha già ingannato i cuori con inganni sottili. Liberare la Santa Chiesa e la Francia dalle catene. Questo vi è stato comandato. È solo per la potenza dei 3 santi cuori di Nostro Signore Gesù Cristo, della Santissima Vergine Maria e di San Giuseppe che tutto si realizzerà. La coppa è piena, trabocca. Grandi nazioni si sono coalizzate contro Nostro Signore Gesù Cristo. La Francia entrerà in guerra in Oriente. La guerra non è troppo lontana. Se i sacerdoti non diventeranno apostoli del grande messaggio di riparazione, il mese prossimo inizieranno i grandi tormenti del mondo. Qualsiasi castigo può essere addolcito con la clemenza se almeno alcune piccole anime si immolano attraverso l'espiazione. Non cercate altre strade oltre a quelle che vi vengono mostrate. Francia e Italia saranno divise in 2 blocchi che si fronteggeranno nel mezzo della divisione delle grandi potenze europee. Il piccolo resto non può rimanere sordo e inerte in queste ore dolorose. Francia, sono venuta per questo, la mia Francia. La salverò in mezzo alle fiamme nella grande battaglia. È minacciata da un'implosione senza precedenti. I suoi insulti e il suo disprezzo per i precetti divini saranno causa di angoscia per il suo popolo. Oh mia Francia, perché ti sei prostituita? Mia Francia, perché chiudi le porte? Non vedi che la tua prima vocazione è quella di istruire i cuori nella fede? Non ti ricordi che fu in terra tua che fu organizzata la prima crociata da un papa francese? Sono scesa ancora una volta per ridare la libertà alla Francia. Conoscerai una fioritura sorprendente solo attraverso l'unità, il raduno intorno al vero prescelto. L'Ordine Romano di Maria Regina di Francia risponderà alla voce straziante di Nostro Signore Gesù Cristo. La Francia e l'Italia dovranno unirsi, lavorare a stretto contatto affinché coloro che avranno corrisposto alla chiamata siano messi al sicuro, contrassegnati dal sigillo divino. Mio profeta, i vecchi conflitti si stanno risvegliando, acuiti dalle rivalità interne. Il fondatore. Santa Giovanna d'Arco indica con la sua spada in direzione est e dice: la moneta sta entrando in una fase di instabilità. Gli ostacoli socio-economici esasperati dalle ostilità schiacceranno le nazioni. Per arginare questi tempi difficili esorto la Francia a tornare al fonte battesimale. Ingiungo alla Francia di mettersi sotto la mia protezione. Il fondatore. Santa Giovanna d'Arco colpisce 3 volte il suo scudo con la sua spada e dice:
mio piccolo resto, radunati sotto lo stendardo del giglio dell'ordine romano di Maria Regina di Francia, sacerdoti secondo il cuore di nostro Signore Gesù Cristo, voi che avete avuto il terzo ordine maggiore e che vi siete impegnati nella grande missione di questa opera di riparazione, dichiarate solennemente la vostra fede, la vostra appartenenza, il vostro sostegno. Questo atto aprirà le menti e i cuori dei peccatori. Il grande messaggio di riparazione sarà udibile. Per ripristinare l'altare e il trono, per ripristinare la fede, le mie parole meritano la vostra considerazione. Radunate le anime attraverso la Francia e l'Italia. Pongo sulle vostre labbra questa pia invocazione. Divino Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo, venga e si estenda il tuo regno per il cuore immacolato della Santissima Vergine Maria Corredentrice e per il cuore purissimo di San Giuseppe. Amen. Il fondatore. Dopo avermi parlato in privato, Santa Giovanna d'Arco traccia con la sua spada la croce nel cielo. Vedo due putti che reggono una bandiera con i tre cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, tre gigli d'oro sormontati da una corona. La visione svanisce e mi segno con il segno della croce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.